Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nuovamente nel mio canale, il canale dell'Italian Guy. Il mio canale puoi trovare ricette di alimentazione chetogenica. Mi piace convertire le ricette tradizionali in ricette chetogeniche, video di viaggi, quando viaggio e recensioni di oggetti. Oggi una ricetta salata, semplice, facile e veloce. Prepareremo delle piadine con soli due ingredienti. Non mi dilungo oltre, vediamo subito come si preparano. Mettiamo subito il primo ingrediente: 100 g di farina di semi di lino. Mi raccomando che sia tritata finemente, veramente fine. Il secondo e ultimo ingrediente: 150 ml di acqua bollente. Mi raccomando che sia bollente, questo è per la buona riuscita della ricetta, l'acqua deve essere bollente, perché così le proprietà emollienti dei semi di lino si attiveranno e avremo un impasto morbido senza glutine, senza gomma di xantano, senza buccia di psiglio, semplice semplice con ingredienti che abbiamo alla portata, ingredienti che sono alla portata di tutti. Quindi impastiamo. E facciamo riposare un po' il panetto, qui non si vede nel video, ma l'ho fatto riposare per 15 minuti. E stendiamolo su due fogli di carta forno. Io qui l'ho diviso in due, però voi ovviamente potete dividerlo in quattro, insomma, le porzioni che volete. Stendiamolo tramite due fogli di carta forno o se preferite la pellicola. Mi raccomando di stenderlo in maniera molto molto sottile, poi alla fine del video vi dirò perché. Voi stendetelo in maniera sottile, abbiate fede, credetemi. Ritagliamo la forma con quello che volete, insomma. Gli scarti li riutilizziamo. Impastiamo un nuovo, stendiamo un nuovo panetto e mettiamo direttamente con la carta forno, facciamo scivolare la piadina nella padella. Io qui ho utilizzato il lardo per oliare la padella, però voi sentitevi liberi, burro, olio di oliva, olio di cocco, olio di avocado, insomma, quello che volete. Oppure se avete una padella veramente antiaderente, non ci mettete proprio niente. 2-3 minuti per lato, non di più, e via, e giriamo. E la nostra piadina, keto piadina, è pronta. Ecco, durante la preparazione vi ho fatto vedere i due ingredienti e ho dovuto tenere fede al titolo del video. Ovviamente però potete mettere sale, sicuramente, un po' di aglio in polvere, origano o anche un pochettino di pomodoro concentrato, insomma, riducendo poi l'acqua, ovviamente. Sbizzarritevi. Il consiglio che vi do è di stendere, come vi ho detto durante la stesura delle piadine, di stenderle in modo molto sottile, perché il lino purtroppo trattiene l'acqua, quindi c'è il rischio che quando poi, come è successo a me del resto, quando la mettete in padella si forma la patina sopra e sotto e all'interno rimane umido, molliccio. Quindi se le stendete abbastanza sottili, questo non accadrà. Fatemi sapere come le farcite, cosa ci mettete nei commenti e soprattutto se la ricetta vi è piaciuta. E se vi è piaciuta, vi chiederei di condividere il video sulle vostre bacheche Facebook, Twitter, Instagram, così mi aiuterete a crescere. Sto raggiungendo quota 2000. E ho bisogno del vostro aiuto. Grazie ancora e alla prossima video ricetta.